Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura c'è la cronaca e le conseguenze del tremendo caldo di questi giorni con gli incendi che stanno attanagliando la nostra regione. In particolare non è stato ancora domato il rogo a Preturo, una frazione del comune dell'Aquila. Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile. Vediamo il servizio. Ha ripreso a bruciare il bosco nei pressi di San Marco di Preturo, nel comune dell'Aquila, interessato dal tardo pomeriggio di domenica da un incendio. Quando sembrava che le fiamme fossero state domate, per colpa forse del vento e delle alte temperature, il rogo ha ripreso vigore. È stato necessario l'intervento dei mezzi aerei che hanno effettuato vari lanci. L'incendio non è ancora stato domato, ma la situazione è tenuta sotto controllo dai vigili del fuoco, presenti con un presidio. Il comune dell'Aquila, per precauzione, ha deciso di preallertare la popolazione del piccolo paese, che verrà evacuato qualora il fuoco dovesse ravvivarsi e avvicinarsi alle abitazioni. In serata un altro incendio si era sviluppato in un'altra frazione del comune dell'Aquila, quella di Filetto, ma l'intervento dei vigili del fuoco è riuscito ad arginarlo e spegnerlo prima che si propagasse. E un altro incendio boschivo è in corso in queste ore, sempre nell'Aquilano, a Collelongo. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dai vigili del fuoco di Avezzano e sono intervenuti sul posto con tutti i mezzi a disposizione e 3 Canadair. Sul luogo dell'incendio sono presenti anche molti volontari. È sconosciuta ancora la causa del rogo e per consentire questi interventi è stato chiuso in via precauzionale il tratto di autostrada della 24, compreso tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola. Si sono creati alcuni chilometri di coda, soprattutto in direzione L'Aquila. L'uscita consigliata per chi viaggia verso Teramo e Castelmadama, percorrendo la strada statale 5 Tiburtina Valeria, per poi rientrare in autostrada a Carsoli Oricola. Percorso inverso per chi viaggia verso Roma. E per affrontare l'emergenza incendi, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha deciso di emanare un'ordinanza che vieta l'accensione di qualsiasi fuoco. Vediamo. In seguito all'emergenza incendi arriva il divieto assoluto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, di spari, di petardi ed uso di barbecue in aree non attrezzate da parte del comune dell'Aquila. Anche in caso di utilizzo di barbecue in area idonea bisognerà osservare alcuni accorgimenti. Sono queste solo alcune delle nuove prescrizioni contenute nell'ordinanza che il sindaco Pierluigi Biondi ha firmato con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione degli incendi. Il provvedimento, tra l'altro, prevede l'inibizione all'accensione di fuochi per bruciare stoppie e residui di vegetazione e conferma i contenuti della precedente ordinanza del 20 giugno scorso riguardo l'igiene urbana ed ambientale, con la quale era stato disposto che i proprietari i conduttori di terreni dovessero ripulire rovi e sterpaglie per una fascia di almeno 3 metri dalle strade pubbliche e dalle scarpate. Il testo completo del provvedimento, che contiene in dettaglio tutte le prescrizioni e i divieti, è pubblicato su Provvedimenti, organi di indirizzo politico, nell'area amministrazione trasparente del sito del Comune dell'Aquila www.comune.l'aquila.it. E ancora fiamme sul Monte Siella, versante pescarese del Gran Sasso, nel territorio comunale di Farindola, subito sopra Rigopiano. Ieri sera il rogo, anche grazie alla pioggia, era stato domato, ma in mattinata si sono riattivati 2 focolai, uno dei quali proprio nei pressi del punto di distacco della valanga che lo scorso 18 gennaio ha travolto e distrutto l'hotel Rigopiano, provocando la morte di 29 persone. Nell'area sono in azione un Canadair ed un elicottero. L'incendio si era sviluppato sabato sulla piana di Campo Imperatore. Le fiamme erano partite da un barbecue. Il rogo, dopo aver interessato le praterie della piana nell'Aquilano, aveva raggiunto e superato la montagna circostante, bruciando prima la pineta e poi la faggeta fino a raggiungere il versante pescarese e il Monte Siella. La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta, 6 le persone identificate il giorno del rogo. E ora cambiamo di
decisamente pagina. Il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo e presidente della Commissione Vigilanza Regionale ha annunciato che avvierà una approfondita indagine sulle lettere recapitate dalla TUA ai dirigenti quadro che non hanno partecipato alla convention del 31 luglio scorso all'Aquila. Il servizio di Paolo Renzetti. E di questo già in consiglio regionale venerdì ne parleremo. È un atto indegno contro i lavoratori. Mi auguro che la maggioranza si faccia debita riflessione su ciò che è stato fatto. Sono stati schedati i lavoratori il 31 luglio, chi ha partecipato e chi non ha partecipato, schedati. Questo è peggio di un regime comunista, è peggio del regime della Corea. Veramente quello che succede in Abruzzo è di una gravità inaudita, è calpestare i diritti e la dignità dei lavoratori, c'è un'assemblea, anzi un CDA di TUA per approvare il bilancio, la si fa pubblicamente, si chiede, si ordina ai dipendenti di intervenire, chi non va perché magari deve pensare a far funzionare la società, addirittura deve fornire una giustificazione scritta entro 5 giorni. Io credo che questo succede solamente forse non succede neanche in Corea del Nord o in Turchia o in Venezuela in questo momento. Credo che sia veramente di un così basso livello che è difficile anche giudicarlo. Noi su questa cosa andremo fino in fondo, vogliamo capire i dipendenti che sono andati, chi li paga e se vengono pagati, se qualcuno rimborsa addirittura la trasferta, vogliamo capire chi ha pagato i due pullman, uno partito da Lanciano, uno partito da Pescara, e vorremmo capire anche tante altre cose. Un bilancio chiuso con un utilino, con una operazione di ingegneria finanziaria, un credito del 2015 che era stato cancellato alla vecchia società che si chiamava ARPA, stranamente viene riconosciuto al TUA, e questo gli permette di non chiudere una perdita di oltre 7 milioni. Io attendo il bilancio del 2017 per vedere con quale perdita TUA chiuderà. Se queste sono le premesse, è chiaro che TUA chiuderà con una forte perdita, perché se i soldi vanno spesi per partecipare alle convention di D'Alfonso, credo che veramente sia la società da trasformare e da cambiare. La procura di Pescara ha affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'uomo di 74 anni morto sabato scorso all'ospedale di Penne per una sospetta meningite. Ad eseguire l'esame autoptico su incarico del PM Andrea Papalia sarà il medico legale Ildo Polidoro. Inizio previsto alle ore 13 all'obitorio dell'ospedale di Chieti. I familiari del 74enne hanno nominato un consulente di parte, si tratta del medico legale Cristian Dovidio. Nel fascicolo della procura le ipotesi di reato formulate sono omicidio colposo e omissione di atti d'ufficio. Sono iscritti nel registro degli indagati 6 medici, si tratta di un atto dovuto per consentire loro di partecipare all'esame autoptico attraverso un consulente. 2 degli indagati infatti al momento hanno nominato proprio un consulente. Secondo i carabinieri sono furti su commissione quelli commessi ieri negli ospedali di Lanciano e Vasto. I danni ammontano a 500.000 euro. Vediamo. Doppio furto fotocopia negli ospedali di Lanciano e Vasto, dove sono stati presi di mira i reparti di gastroenterologia. Svuotati, rende noto l'azienda sanitaria, di tutti gli apparecchi per eseguire esami endoscopici con annessi strumenti a corredo. I furti sono avvenuti presumibilmente nella giornata o nella notte di domenica. A Lanciano sono stati sottratti 7 apparecchi per colonoscopia e 7 per gastroscopia, mentre a Vasto sono spariti 6 gastroscopi e 2 colonoscopi, tutti di ultima generazione, acquistati nel 2015. In entrambi i casi i ladri hanno portato via anche sterilizzatrici, carrelli e colonne video per la visualizzazione delle immagini. Insomma, è stato portato via tutto quanto è necessario per eseguire le indagini diagnostiche, con il risultato di paralizzare l'attività in entrambi i presidi. Danni stimati in circa 500.000 di euro. La direzione aziendale sta studiando soluzioni organizzative che consentano la ripresa dell'attività, limitando per quanto possibile gli inevitabili disagi. Pertanto è stato disposto che le urgenze che approdano a Lanciano siano dirottate a Ortona e quelle di Vasto a Chieti,
Contestualmente si provvede a dotare ciascun servizio di 2 gastroscopi e 2 endoscopi acquisiti in leasing e noleggio, in attesa di poter procedere all'acquisto di una strumentazione più completa per ripristinare le condizioni operative originarie. I furti sono stati scoperti dal personale giunto negli ambulatori per l'apertura, dopo che nella giornata di domenica non c'erano state urgenze, pertanto i servizi erano rimasti chiusi. Siamo in ginocchio e con noi i pazienti, a loro che è stato fatto il danno più grave per via dei disagi che inevitabilmente si troveranno a subire, ha commentato il direttore generale della ASL provinciale Pasquale Flacco. In entrambi i casi i malviventi sono penetrati negli ambulatori diagnostici forzando le porte d'ingresso, sulle quali sono stati rinvenuti segni di effrazione. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri, i quali dovranno accertare se si sia trattato di un furto su commissione, come sembra da una prima ricostruzione. A Teramo torna d'attualità il problema dell'emergenza abitativa, in particolare nelle case popolari di Via Longo. Il consigliere comunale Cardelli critica ancora una volta l'amministrazione comunale e l'operato del sindaco Brucchi. Abbiamo preparato una lettera sottoscritta da un centinaio di persone da inviare a Ernani, al Presidente della Regione, al Prefetto, a Curcio, per chiedere un intervento che sottragga questi alloggi all'arbitrio di questa amministrazione, dannoso e veramente inaccettabile, chiedendo che vengano ripristinati questi alloggi nelle loro condizioni di dignità, così come prevede anche la legge, e che siano, anche momentaneamente destinati, se possibile, all'alloggio degli evacuati da terremoto, per alloggi inagibili. Chiediamo quindi un incontro che avvenga più presto, cioè ci aspettiamo che i primi settembre di avere almeno una risposta a questa lettera, un incontro nel quale confrontarci. Il Comune continua a ribadire che il progetto di housing sociale non è tramontato come invece sostenete voi. Infatti è tramontato il Comune più che l'housing, è tramontato proprio l'amministrazione, sicuramente è tramontata, perché io penso errare humanum est, perseverare diabolicum, cioè l'errore è stato fatto, doloso, colposo. Vogliamo metterci una pietra sopra, perseverare a questo punto è veramente di un'ostinazione indegna di un amministratore pubblico, perché come si è visto, purtroppo hanno dovuto confermare anche nelle commissioni, non esiste più neanche uno studio di fattibilità riguardo all'area di Via Longo, né per farci un housing né per farci altro, non esiste nulla, quindi tutto, però esiste la determinazione di questa amministrazione ad andare avanti con lo sfratto degli inquilini, e noi questo chiediamo che venga bloccato assolutamente, anche perché noi vogliamo confutare quello che il sindaco ha detto mentendo, a questo punto bisogna dire solo mentendo, in sede di commissione e anche alla stampa. La città di Pescara dice stop all'evasione nei parcheggi. Nel 2018 partirà il progetto che prevede la possibilità di pagamento della sosta attraverso il telepass. Per la sosta nel capoluogo adriatico, una delle novità assolute del 2018 sarà la possibilità di pagare tramite telepass. Ad annunciarlo è stato l'amministratore unico di Pescara Parcheggi, Vincenzo Di Tella. Questa modalità si aggiungerà al sistema EasyPark, che già permette agli automobilisti di pagare il parcheggio attraverso l'applicazione, scaricabile su tutti i device mobili, rendendo le operazioni più facili e veloci. Basterà quindi avere l'apparecchio telepass sulla propria automobile, avvicinarsi alla segnaletica orizzontale apposita, fermarsi e consentire la rilevazione automatica dei dati. Più brevi saranno i tempi di implementazione del sistema di automazione del servizio in via Fonte Romana, nei pressi dell'ospedale civile. Il progetto infatti prevede un sistema di videosorveglianza e la costruzione di un box ufficio nell'area di risulta. Il tutto con ogni probabilità entrerà in funzione a fine 2017. Sul versante dell'occupazione, l'altra nota positiva è la volontà di Pescara Parcheggi di stabilizzare 40 dipendenti che attualmente lavorano con contratti a tempo determinato, trasformando il loro rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Stabilizzazione che avverrà quasi certamente attraverso concorso pubblico. E ora ci spostiamo a Francavilla al Mare, dove proseguono i lavori al porto turistico che dopo una lunga interruzione sono ripresi e dovrebbero concludersi a fine anno.
Sindaco Luciani, dopo una lunga pausa sono ripresi da qualche mese i lavori al porto turistico di Francavilla, lavori che proseguono regolarmente. Sì, sì, regolarmente spediti. Noi pensiamo che per fine anno avremo finito la parte della carpenteria e quindi diciamo che portiamo l'opera quasi ultimata. Io conto che prima nella prossima primavera, insomma, estate 2018, avremo un approdo da poter utilizzare, da poter sfruttare per incrementare ancora di più il turismo a Francavilla. Un piccolo approdo con 160 posti barca, con piccole imbarcazioni, mi sembra che la lunghezza massima sia quella di 10 metri, quindi già stiamo programmando la gestione, siamo già nella fase successiva del pensare come verrà gestita questa ulteriore ricchezza del nostro territorio. Cosa significa per una città come Francavilla avere un approdo turistico? Beh, significa tanto perché Francavilla è una città che è allungata sulla costa per ben 7 chilometri. Noi abbiamo un'estensione sul mare che addirittura mi sembra superiore a quella della città di Pescara. E su 7 chilometri di costa non avevamo neanche un piccolo approdo. Ora lo stiamo realizzando e quindi siamo orgogliosi di questo. Non è che servirà a far approdare la Tiziano, per intenderci, per fare una battuta per ricordare gli anni passati, però servirà per piccole imbarcazioni e quindi servirà per il turismo, per i locali, per la piccola pesca, per tanta, tanta attività. E restiamo a Francavilla al Mare, dove domani prenderà il via il Blue Bar, il tradizionale appuntamento musicale estivo ricco di eventi. Il Blue Bar si concluderà domenica prossima, vediamo. Dal 9 al 13 agosto torna a Francavilla Blue Bar. Maurizio Malabruzzi, direttore artistico, un'edizione con grandi nomi. Sono 5 serate dal 9 al 13, ogni sera ha un nome, un tema. La prima serata con Renzo Arbor ed è dedicata alla musica italiana. La seconda serata la canzone d'autore con Ron, Ernesto Bassiniano e Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pooh, in una versione che non conoscete, solamente con la chitarra, farà delle cose straordinarie. Terza serata dedicata al rock con i Pink Floyd Legend, sono l'unica formazione italiana ma a livello internazionale che sa riprodurre e forzare il suono e la musica dei Pink Floyd. Poi ancora Neapolitan Sound, chiudiamo questo trittico che abbiamo fatto nel corso degli anni, nuova compagnia di canto popolare e Edoardo Bennato, il primo vero cantautore rock italiano, e in chiusura la melodia italiana espressa nel migliore dei modi, Massimo Ranieri, con un tour che sta portando in giro in tutta Italia con grandissimo successo, e a Francavilla vedrete sarà un grandissimo successo anche questo. Come siete riusciti a portare questi grandi artisti a Francavilla nel periodo più importante dell'anno a livello turistico? Ormai abbiamo anche un nome, non so come dire, no? Per cui diamo certezza, diamo sicurezza. E per esempio Arbore domani, il 9 agosto, qua dentro il municipio di Francavilla, riceverà la cittadinanza onoraria, in quanto Arbore durante la guerra, cioè alla fine della guerra, veniva in vacanza con i genitori qui da Foggia, veniva qua. Ci divertiamo faticando tantissimo, anzi ci prendete veramente in un periodo, stiamo ultimando gli ultimi dettagli per Piazza Sant'Alfonso e niente, lavoro tutto l'anno in sintonia, in grande sintonia con l'amministrazione comunale capitata di Antonio Luciani. L'amico Antonio, perché veramente quest'anno ci è stato vicini, ci siamo stati veramente vicini per questo cambio di piazza che è stato veramente faticosissimo, però ci sono tutti i presupposti per tornare in Piazza Sirena. Ed è partito a Pianella, nel Pescarese, il progetto Sete d'Acqua, che prevede la creazione di 3 casette. Il comune promuove così ecologia e divulgazione scientifica per sensibilizzare i cittadini. Il servizio di Vestina News. Sindaco Marinelli, con questa inaugurazione della casetta dell'acqua si concretizza un progetto denominato Sete d'Acqua. Sì, è la particolarità di questa installazione, alla quale seguiranno le altre 2 site nelle frazioni di Cerradina e Castellana, non appena completati gli ultimi adempimenti tecnici, è proprio questa. È il privato che installa la casetta di cui è proprietario e poi ne usufruisce dei proventi, ma questa casetta è la casetta di tutti perché è di proprietà del Comune di Pianella, che grazie ad un cofinanziamento di 112.000 euro nell'ambito del programma PARFAS Regione Abruzzo 2007-2013 e un ulteriore 30% di risorse comunali è riuscito appunto a acquistare queste casette e a metterle in funzione con l'obiettivo non di avere un ritorno economico ma di
incrementare il più possibile il riuso di acqua e plastica. In questo modo contiamo di migliorare ulteriormente i già alti standard di riciclo che il nostro comune può vantare e soprattutto riusciamo a mettere in piedi con questo finanziamento anche un grosso lavoro di divulgazione nei confronti soprattutto delle fasce più giovani della popolazione e continueremo anche con iniziative a sfondo scientifico. Era un'installazione, devo dire, molto attesa dalla popolazione e quindi contiamo che se ne faccia un uso intenso. E a Crognaleto domani si celebra il quarto centenario della Madonna della Tibia. Dal 1619 viene riconosciuta una indulgenza di 100 giorni all'anno al pellegrino che effettua una visita alla chiesa il giorno del 9 di agosto. Alle 21.30 il rito per la concessione dell'indulgenza plenaria. Quest'anno è il 400° anno della Madonna della Tibia e noi abbiamo voluto in qualche maniera rimarcare questo momento. Ricordare la Madonna della Tibia significa anche imparare un po' la storia, c'è un racconto ben preciso che andremo a vedere domani durante la presentazione di questo libro che abbiamo voluto fare per raccogliere appunto tutte queste notizie e darle alla collettività. Sua Eccellenza, un culto importante e una celebrazione molto sentita per il territorio. Quando sono arrivato a Teramo ho cominciato a conoscere le realtà della montagna, sentii parlare delle sette sorelle, cioè sono sette località, chiese dedicate alla Madonna che fanno parte dei monti del Gran Sasso, della Laga e quasi si richiamano a vicenda. Quindi sentire, appena ho sentito, un rinnovato e ritrovato interesse per la Madonna della Tibia, ecco, l'ho visto come un grande momento di speranza dopo tutto quello che abbiamo vissuto tra il 2016 e il 2017. Apriamo ora la pagina dello sport. È ufficiale il campionato del Pescara, inizierà domenica 27 agosto alle ore 17.30. La Lega di Serie B ha infatti reso noto che la partita col Foggia sarà il primo posticipo della stagione. Questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti con la prima seduta al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. La partita vinta con la Triestina in Team Cup intanto ha confermato i limiti difensivi della squadra ma anche l'enorme potenziale offensivo. E a tal proposito ascoltiamo gli attaccanti Pettinari e Nicastro. Diciamo che è stata secondo me un'ottima gara, davanti ci siamo divertiti, abbiamo creato tantissime occasioni e penso che abbiamo gonfiato la rete 10 volte, 11 volte forse, poi non so se c'erano i vari fuorigiochi, però l'importante è trovare i movimenti giusti e appunto creare un bel gioco e tante occasioni. Dal punto di vista personale sono contento di aver trovato il gol da subito e niente, possiamo solo migliorare l'intesa e migliorare anche la condizione fisica perché come sapete abbiamo lavorato tanto e con carichi molto, molto pesanti, quindi possiamo solo migliorare. Nonostante la stanchezza penso che comunque davanti ci siamo divertiti e quindi non abbiamo pensato ai gol annullati ma più che altro pensavamo all'azione dopo come poter fare altri gol. Ma ovviamente sì, io non ho mai avuto dubbi, poi ovviamente la decisione spetta al mister, alla società, però io mi sono sempre allenato al 100% e il mio obiettivo è fare bene qui. Diciamo che... Sì, le gambe diciamo che hanno sofferto abbastanza, quindi è stata dura come preparazione, lo sapevamo, quindi ci siamo preparati più mentalmente che fisicamente al lavoro del mister, però abbiamo risposto bene e il campo alla fine ci ha dato ragione. Assolutamente no, credo che la voglia di tutti noi è quella di migliorarci e sappiamo di avere una grande possibilità di migliorare con mister Zeman, quindi lavoriamo e diamo sempre il massimo, nessuno ha mai voluto mollare. Io penso solamente a lavorare di giorno in giorno, la decisione non sta a me, sta alla società, al mister, io mi impegno per dimostrare il mio valore, poi loro faranno le loro scelte, io darò di tutto per rimanere naturalmente.
Sempre parlando di Pescara, le attenzioni si spostano in questi giorni ora sul mercato. Fondamentali saranno i movimenti in uscita e sotto questo profilo i nomi più caldi sono quelli di Memushai, Biraghi e Benali, che non sono stati convocati proprio per la gara di domenica scorsa con la Triestina. Dopo aver superato il turno di Coppa Italia, per il Pescara torna di stretta attualità il mercato. Nella settimana che porterà i biancazzurri al match del Rigamonti contro il Brescia, valevole per il terzo turno di Team Cup. Restano le uscite, le priorità per snellire la rosa e per consentire altri innesti compatibili con il credo calcistico di Zeman. I nomi caldi sono quelli di Memushai, Benali e Biraghi. Tutti e tre, benché disponibili, non sono stati convocati per la gara con la Triestina, proprio perché con la valigia pronta, anche se va trovata la cosiddetta quadra a tutte le operazioni che li riguardano. Su Memushai c'è sempre il Sion, ma domanda e offerta tra Delfino ed Elvetici restano ancora distanti, separati da mezzo milione di euro. Così, nelle ultime ore, si sta rifacendo sotto il Benevento, neopromosso in Serie A e allenato da quel Marco Baroni che stima tantissimo il centrocampista albanese, dopo aver avuto le sue dipendenze proprio in riva all'Adriatico. Per Ahmad Benali il futuro si chiama Sampdoria, dove ritroverà quel Marco Giampaolo che lo ha avuto per alcuni mesi con sé a Brescia. Il club di Ferrero sta ragionando sulla formula di acquisizione, prestito con diritto oppure obbligo di riscatto, e l'accelerata definitiva potrebbe giungere quando la Sampdoria avrà trovato sistemazione ad Alvarez e Djuricic, che non rientrano più nei piani. Biraghi è invece vicino al Cagliari in una operazione nella quale la società isolana inserirà come contropartita tecnica Antonio Balzano, che può così tornare a Pescara. Altre piste che possono portare a delle uscite sono quelle di Zampano, che interessa l'Udinese, e Fornasier, che da un paio di settimane è entrato nel mirino dell'Ascoli. Sul fronte delle entrate il nome caldo è quello del palermitano Carlos Embalo, attaccante esterno che tra i rosanero rischia di non trovare spazio e che gradirebbe la destinazione pescarese perché ha caratteristiche che il modulo zemagnano esalterebbe. Resta d'attualità poi Matteo Pessina, centrocampista ora di proprietà dell'Atalanta, che il Boemo vorrebbe per completare il pacchetto mediano. Si attendono ulteriori valutazioni del tecnico orobico Gasperini per un giocatore che era entrato anche nell'ottica dello Spezia. Dal club nerazzurro bergamasco il Pescara potrebbe ottenere anche il giovane difensore centrale Bastoni. Ripresa degli allenamenti nel pomeriggio per il Teramo, poco prima c'è stata anche la presentazione dei nuovi giocatori arrivati a rinforzare la squadra di Antonino Asta. Andiamo a conoscere meglio l'attaccante esterno Antonio Bacio Terracino, che ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Teramo. Bacio Terracino che è arrivato al pari di Varas dal Lumezzane, squadra che era stata abbattuta lo scorso anno dal Teramo nel play-out salvezza. Allora, le prime parole di Bacio Terracino. Sì, è stata una lunga trattativa, c'è stato questo interessamento del Teramo che comunque va avanti quasi un mesetto, diciamo. Nascondo che avevo altre richieste importanti, però poi ho visto questa insistenza da parte del Teramo che mi ha convinto e sono venuto qui. Sicuramente è un po' strano perché comunque ci siamo giocati la categoria, quindi mai pensavo di venire qui, sinceramente. Però adesso sono qui e voglio iniziare questa nuova avventura col Teramo, che è una grande piazza, ambiziosa. E cerchiamo di fare sicuramente meglio dell'anno scorso. Sai che sei stato uno spauracchio del Teramo, perché tutto il rispetto per i tuoi compagni, ma il pericolo numero uno eri tu. Sì, l'anno scorso diciamo che Teramo è stata una delle cavie preferite, quindi ho fatto abbastanza bene. Adesso spero di farne tanti altri col Teramo, sinceramente. Il mio obiettivo è fare meglio di l'anno scorso personalmente. Quindi sì, esatto, spero di arrivare almeno in doppia cifra. Poi se magari segnano i miei compagni va bene lo stesso, l'importante è ottenere risultati di squadra. Ho contattato il direttore. Direttore generale? Sì. Poi anche, ripeto, mi ha contattato, comunque c'è stata una lunga trattativa, prima per telefono, poi ci siamo incontrati, abbiamo fatto una chiacchiera di persona per capire anche, per vedere se ci piacciamo, comunque è importante fare una chiacchiera da vicino. Quindi da lì ho deciso di venire qui a Teramo. Noi puntiamo ai playoff,
che sì, puntiamo ai playoff, che è la prima cosa, poi iniziamo il campionato e vediamo quello che succede, in base a quello ci poniamo degli obiettivi. Sei un ottimista? Sì, abbastanza. Sì, il modulo è quello che mi, diciamo, mi esalta di più le mie caratteristiche. Quindi adesso la cosa importante è conoscere i miei compagni, capire come le loro caratteristiche e capire l'idea di gioco del mister, per far sì che il gruppo si unisce e andiamo tutti d'accordo a livello del campo. È tutto per questa seconda edizione del TG6, il nostro notiziario torna più tardi alle ore 23 in seconda serata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.